te la nanna, bambini, verranno tempi migliori. Fate la nanna, bambini, e disegnate colori. Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Non puoi immaginare quanto fa paura. Chi comanda il mondo? Oltre che il potere vuole il tuo dolore e dovrai soffrire e sarai costretto ad obbedire. Chi comanda il mondo? Voglia di sapere, voglia di capire. Chi comanda il mondo? Sotto questo cielo che ci può sentire e che ha creato il mondo. Torre di Babele, Torre di Babele, che ha creato il mondo. Messo sulla croce in Israele. Buonasera, buonasera a tutti. Diretta del 6 di maggio 2021. È da qualche settimana, ormai qualche mese, a dire il vero, cioè da quando il primo ministro o presidente del Consiglio italiano Draghi è stato così portato avanti da una scelta politica del Presidente della Repubblica, che io ho deciso di tornare a parlare dicendo adesso basta, perché francamente come cittadino italiano sono un po' imbarazzato da quello che sta succedendo e francamente ho anche più poca voglia di urlare, di gridare. Tante volte mi dite: ma perché ti arrabbi? Avete ragione, forse non ne vale più la pena. Nell'ultimo discorso di Draghi, quando ha presentato, diciamo, le parti importanti del suo programma sui recovery plan, dice: non è il momento di pensare al debito, ci penseremo poi. Io penso che stia ingannando i cittadini italiani, perché non è così. Nel senso che non ne parleremo un giorno lontano di ripagare il debito. Al contrario, ne parleremo molto presto di ripagare il debito. E come? Beh, ci sono delle regole. Di quanto vecchie sono queste regole? Ve lo dico subito. La prima si chiama patto di stabilità e non è stata affatto tolta, è semplicemente lì in un limbo in attesa che la trappola per topi funzioni perfettamente per l'Italia, che è il ventre molle dell'Europa. Questo patto di stabilità, sapete quando è stato stabilito? L'anno scorso, due anni fa? No, nel 1997, cioè è una norma vecchia di 24 anni, un'epoca completamente diversa dalla nostra, un'epoca nella quale non c'erano le cose che abbiamo oggi, non c'era il Covid, tanto per cominciare. E un'altra regola, il six pack o two pack, è una regola vecchia di 10 anni, è del 2011. Quindi noi stiamo affrontando una pandemia e un disastro sociale nel nostro paese con delle regole vecchie di 10 o 20 anni. Ma la cosa triste è che nel 2022 ci sarà una cosiddetta clausola di salvaguardia. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente c'è questo limbo che vi dicevo, nel quale non avremo subito l'impiccagione del nostro paese, ma c'è un obiettivo di medio termine. Questo obiettivo di medio termine viene definito peraltro da regole complesse da capire, si chiama output gap, che è la differenza sostanzialmente tra il PIL effettivo e il PIL potenziale. Sono delle alchimie che non hanno nessun senso economico. Il PIL potenziale prevede che il tasso di disoccupazione del nostro paese, i cittadini italiani non lo sanno, ma è fissato per regole ed è il 9%, minimo. Ecco perché i giovani non hanno possibilità di trovare lavoro, perché è stabilito che per garantire la stabilità del sistema euro, questo la gente non lo sa, debba essere stabilito almeno un 9% di disoccupazione del paese. Questo vuole Bruxelles. E allora per fare che cosa? Leggo testualmente la posizione del MEF. Dice, virgolette, cosa ci aspetta? Risparmi di spesa e aumenti di entrate che saranno dettagliati nella legge di bilancio per il 2022. Io sto leggendo.
Allora, è questo, io chiedo ai miei amici che mi dicevano, ma perché parli male di Draghi? Aspetta, vedrai, dai fiducia. Io dal primo giorno che vi dicevo, questo è quello che vogliono fare. Vado avanti. E che cosa vuol dire questo cambio di strada? E cioè, vado avanti, virgolette, illustrare il grado di compliance. Usano queste parole inglesi perché molti cittadini italiani non sanno esattamente il significato delle parole inglesi. Allora ve lo traduco dal dizionario inglese. Compliance vuol dire conformità, condiscendenza, sottomissione, obbedienza. Questo stiamo facendo. Stiamo dando una dimostrazione di sottomissione e di obbedienza al potere finanziario straniero. Rispetto a che cosa? Vado sempre avanti a leggere, virgolettato. Rispetto alle regole fiscali, quando la clausola di salvaguardia verrà rimossa. Avete capito? A tutti quelli che dicono, ah, ma non ci sono condizioni sui recovery plan. Cioè, dopo il 2022, questo momento di limbo, per effetto della spesa legate al recovery, che sono finanziate a deficit, cioè a debito, il rispetto delle regole chiederà una, vado avanti a leggere, virgolette, accentuata riduzione di altre componenti di spesa o incrementi discrezionali di imposte, chiuse virgolette. Quindi capite che cosa ci aspetta per il 2023? Voi direte, beh, ma il 2023 arriverà un giorno, no, è domani mattina. E dopo vi spiego perché il 2023, anzi ve lo anticipo, perché tutto questo è organizzato, come vi dico, da un anno, per portare Draghi in Quirinale, per rimandare al futuro governo l'accettazione di regole capestro che questo Parlamento, in modo ignominioso, sta accettando. Cioè c'è una tempesta perfetta all'orizzonte. Perché? Perché ci sono due cose che dobbiamo capire. Fino a ieri c'erano le cosiddette procedure di infrazione o le raccomandazioni che non avevano potere coercitivo sul nostro Paese. Volete capire veramente cosa ci aspetta? È scritto nell'articolo 17 del Next Generation dell'Unione Europea. Cioè non ci daranno i soldi, le rate semestrali, non ci daranno la possibilità di vivere. Allora, la verità è che il Fondo per l'Italia, di cui tutti i giornali vi dicono questa è la salvezza del nostro Paese, mi dispiace, cari concittadini, quello è il contratto capestro per creare la fine della Repubblica parlamentare italiana. Ora, io di fronte a questa situazione sono veramente sfiduciato e amareggiato. Qualche volta mi dite, ma l'economia umanistica dove si legge? Ma si legge nelle cose semplici. Lo Zen e il tiro con l'arco, che è un libro, un libretto che racconta della storia di un professore tedesco di filosofia che va in Estremo Oriente ad imparare a tirare con l'arco. Qualche volta a leggere si capisce la realtà. Capisce ora, mi chiese un giorno il maestro, dopo un colpo particolarmente ben riuscito, che significa si tira, si colpisce? Io temo, risposi, di non capire più nulla. E anche la cosa più semplice mi si confonde. Sono io che tendo l'arco o è l'arco che mi trae alla massima tensione? Sono io che colpisco il bersaglio? O è il bersaglio che colpisce me? Quel sì è spirituale agli occhi del corpo e corporeo agli occhi dello spirito. È ambedue le cose o nessuna delle due? Tutto questo, arco, freccia, bersaglio e io che si intrecciano tra loro in modo che non so più separarli. E persino il bisogno di separarli è scomparso, perché non appena tendo l'arco e tiro, tutto diventa così chiaro e naturale. E così ridicolmente semplice. Proprio ora, mi interruppe il maestro, la corda dell'arco l'ha trapassata da parte a parte. Ecco, nella metafora di questo piccolo testo c'è la spiegazione di come qualche volta, se noi ci estraniamo dalla realtà quotidiana, smettessimo di leggere i grandi giornaloni, vedere la televisione che ci dice che stanno facendo tutto per il nostro bene e tornassimo a leggere i classici, capiremmo la realtà. E se soltanto guardassimo i dati, per esempio, tutti vi dicevano l'anno scorso nel 2021 ci sarà il rimbalzo, avremo un futuro meraviglioso. Leggo Istat,
il PIL scende ancora. Nel primo trimestre del 2021 si stima che il PIL sia diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali. Allora forse non avevo tutti i torti quando vi anticipavo queste cose qualche mese fa. Vi voglio leggere dell'antichità, come vi dicevo, io cerco la vita contemplativa di cui vi ho detto, le tre vite di cui parla Aristotele. Mi chiedete perché non scendi in politica, perché non fai politica? Per quello è il secondo livello. Io tra l'altro l'ho già fatto ed è una vita che non ti lascia libero perché sei ricattato dal compiacere e non dire la verità, ma mentire per avere il consenso degli altri. Quello che stanno facendo la maggior parte dei parlamentari, se non tutti quelli che governano, sostenendo il governo Draghi. Dice Ermete Trismegisto, cioè il tre volte grande, il Corpus Hermeticum è una raccolta di testi antichissimi attribuiti al dio Hermes, che era sostanzialmente il nome greco del dio egizio Thot. Ebbene, nel Corpus Hermeticum io leggo quanto segue. Il peggiore dei mali è proprio ignorare il divino, mentre potere, volere e sperare di conoscerlo è la via, è una via facile che porta al bene. Durante il cammino ti verrà incontro dappertutto e ovunque si darà a vedere. Guardate, questa è una traduzione del testo greco che è a fianco ed è bellissimo questo testo, scritto in tempi antichissimi. Anche dove e quando non te lo aspetti, che vegli o che riposi, mentre navighi o mentre cammini, di notte o di giorno, che tu parli o che tu taccia. Niente infatti esiste che egli non sia. Ora, se tu cerchi il divino, se tu ti estranei dalla realtà, se tu ragioni di filosofia e poi guardi i dati reali, allora non ti fai condizionare dalle menzogne dei politici. Eurostat, PIL in 25 anni, un quarto di secolo, 1995-2020. Io voglio che i miei concittadini sappiano queste cose che non ci sono sui telegiornali. Sarete pochi, sarete tanti, non è importante. L'importante è quelli che siete. Polonia, PIL in 25 anni, dal 1995 al 2020, più 154%. Lussemburgo, quelli che fanno finanza ci danno sempre lezioni di morale, più 122, Romania, più 102, parlo del per cento, più 150, più 120, più 102% di PIL in 25 anni. Ungheria, più 76%. Regno Unito, più 64%. Norvegia, più 59%. Svizzera, più 55%. Spagna, più 48%. Francia, più 35%. La media dell'area euro è stato più 35% in 25 anni, cioè in un quarto di secolo, Germania più 32%, Portogallo più 30%, Grecia più 10%. Manca un paese all'appello, è il mio, Italia, più 4,89%. Siamo gli ultimi in assoluto di tutti i paesi nell'arco di un quarto di secolo. Io da sempre vi dico, l'euro è stato creato soprattutto per danneggiare il nostro paese e noi siamo quelli che hanno perso più di tutti gli altri. Allora, dove si trova l'economia umanistica? Dovunque, la trovate nelle letture, basta che non guardiate i grandi giornali. Leggetevi George Orwell, La fattoria degli animali. Vi leggo un pezzo. Non vi era più scritto nulla fuorché un unico comandamento. Diceva: tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Dopo ciò non parve strano che i maiali che sorvegliavano i lavori reggessero fruste nelle loro zampe. Quindi noi siamo in un'Europa creata attorno a una moneta senza stato che si chiama euro, in cui apparentemente tutti siamo uguali, ma poi c'è chi fa rispetto alla media il più 35, chi più 70 e noi che facciamo neanche il più 5 in 25 anni.
Vi leggo come si chiude questo bellissimo testo di Orwell, che fu scritto tra il novembre del 43 e il febbraio del 44. Fu pubblicato in quell'epoca, in realtà fu scritto parecchi anni prima. Non c'era da chiedersi ora che cosa fosse successo al viso dei maiali. Le creature di fuori guardavano dal maiale all'uomo, dall'uomo al maiale e ancora dal maiale all'uomo, ma già era loro impossibile distinguere tra i due. Io vi leggo queste cose senza doverle spiegare, perché sono convinto che tutti capiate benissimo quello che voglio dire. E allora l'Europa ci sta ricattando, correggere il disavanzo, ci dice. Dovete sapere che la Commissione europea, con questi soldi di cui su tutti i giornali, tutti i telegiornali, vi dicono è la salvezza del nostro paese, c'è una regola che non tutti sanno, anzi pochissimi. La Commissione, cioè chi governa, può proporre al Consiglio la sospensione parziale o totale delle rate ai Paesi membri, se noi non avessimo fatto, o non faremo, le misure efficaci a correggere il virgolette disavanzo eccessivo per violazione del patto di stabilità di cui vi parlavo prima. Cioè se noi non faremo quelle cose che vogliono loro, e in particolare i tedeschi e i loro fornitori, le grandi multinazionali. Avete tutti letto quanto guadagna Amazon? Avete letto che cosa fanno di utili? Sapete quanto pagano nel nostro paese? Zero. Bene, se noi facciamo o non facciamo la compliance, che vi ho tradotto prima, obbedienza o sottomissione, per i prossimi 30 anni, per quello che vogliono queste grandi multinazionali, noi a quel punto non avremo i soldi dei recovery funds. Questo non ve l'hanno spiegato, temo, sul telegiornale. Io non lo guardo il telegiornale perché non ce la faccio più fisicamente proprio. E quando sono nei bar, nei ristoranti e accendono quella cosa che una volta chiamavo tubo catodico, beh, non ce la faccio più. Proprio ho una repulsione fisica nei confronti della menzogna. Voi potete pensare che io dica stupidaggini, ma dubito che voi pensiate che io stia mentendo. Perché c'è questo? Perché in realtà quello che noi non avremmo mai dovuto fare, e questa è colpa, oggi ho fatto un tweet, oggi è colpa solo dei parlamentari italiani che sostengono il governo Draghi. Rimarrà su di loro un'onta che non si cancellerà più nella storia, perché i parlamentari che hanno votato a favore del governo Draghi, consegnando il nostro paese coi recovery funds, ci stanno commissariando la Repubblica Italiana e non possono non saperlo. Molti di loro li conosco, sono economisti, persone che capiscono quello che stanno facendo e non possono non sapere che l'articolo 17 del regolamento della Next Generation dell'Unione Europea chiede che i piani nazionali dovranno essere coerenti con due regole: le raccomandazioni generali dell'Europa sulla prevenzione e correzione degli squilibri economici, perché noi siamo già condannati, e in più le raccomandazioni specifiche per paese, per compresi, virgolette, gli indugi sugli aspetti di bilancio. Quindi se noi non faremo sollecitamente quello che ci viene richiesto, noi non avremo i soldi. Quindi il documento di economia e finanza è scritto così perché Draghi sa bene da che parte stare. E mi dispiace dovere polemizzare con tanti amici che mi dicono tu sei cattivo, tu sei in malafede, tu sei prevenuto e via discorrendo. Può darsi, ma io leggo le carte e non mi faccio condizionare, perché non leggo più le favole dei fratelli Grimm da quando non ero un bambino. Io ho sul tavolo ancora dei vecchi, vecchissimi libri che spiegano le cose. Oggi gli studenti si fanno fregare da quattro professori che raccontano delle sciocchezze. Andassero a leggere i vecchi testi di economia. Questo è un testo che mi è stato regalato, al quale sono molto affezionato. È un testo del professor Emilio Cassandro dell'Istituto di Economia Aziendale dell'Università di Bari, anno 1958, quando ancora eravamo un paese libero. Qui, se vado a vedere come veniva spiegata la partita doppia, come sapete, sono le regole di ragioneria, valgono anche per lo Stato, naturalmente. C'è il dare, c'è l'avere. Ascoltate cosa c'è in dare. Perché la gente, quando vi fanno alla metropolitana di Milano sul livello del debito pubblico, per ogni bambino che nasce c'è tot di debito pubblico, vi stanno insegnando male, o meglio, vi stanno mentendo in modo spudorato, perché ovviamente la gente non sa. In dare
Ci sono gli acquisti di beni capitali, cioè gli investimenti, l'incremento delle scorte di prodotti, materie, eccetera, e gli investimenti all'estero. In avere, sapete cosa c'è? Il risparmio, quale risulta dal conto del consumo. È il risparmio degli italiani. Capite? Queste sono le regole della finanza pubblica. Gli accantonamenti per ammortamenti e tre, i prestiti ottenuti dall'estero. Vi leggo il testo di come si studiava nel 1958 l'economia pubblica. Come si vede, quest'ultima struttura differisce dalla precedente per la terza posta dell'avere, che sono i prestiti ottenuti dall'estero. I recovery funds sono prestiti. È da notare poi che in questa struttura gli investimenti, cioè acquisti di beni capitali, ponti, scuole, strade, eccetera, sono naturalmente gli investimenti totali, comprensivi, cioè anche di quelli attuati con risparmio estero. Perché? Perché se io emetto del debito, c'è qualcuno che risparmia per comprarlo. Ma queste cose non ve le vengono raccontate. Vi si dice che sono denari creati dal nulla, che sono regali. È falso. Naturalmente i due conti coinciderebbero se non vi fosse stato alcun afflusso di risparmio estero attraverso i prestiti. Vedete, basta studiare sui libri onesti e si trovano le risposte di che cosa siano i recovery funds. Limitato al risparmio nazionale, scusate, faccio una micro lezione di economia, molto semplice, leggo da un testo, niente di più. Lo so, molti amano dibattere parlando sempre al bar, io non lo faccio, quindi se volete andare via, guardate, ci sarà sicuramente qualcosa in TV di più interessante che stare qui. Il conto è in sostanza l'espressione dell'equazione keynesiana, Keynes era un grande economista, risparmio uguale investimenti, che è la base per capire le cose. Gli investimenti sono legati al risparmio, ossia in simboli S uguale I, in cui S, iniziale di saving, risparmio, guardate come una volta si spiegavano le cose in modo chiaro, S è saving, che vuol dire risparmio, corrisponde alla sezione avere del conto, e I, iniziale di investment, investimento, nella sezione dare. Cioè, gli investimenti tu li fai col risparmio, che quel risparmio sia dei tuoi cittadini o che sia risparmio estero, sempre dal risparmio viene. Attenzione, la nota dice, in sostanza, anche la seconda struttura corrisponde alla notazione keynesiana, solo che qui, per risparmio, bisogna intendere non solo il risparmio nazionale, ma il risparmio complessivo investito nel paese, che è dato dal risparmio nazionale più la quota del risparmio estero affluito nel paese. Questi testi, che sono ancora rilegati, come si faceva una volta, scritti con le vecchie macchine da scrivere, non c'erano i computer allora, contengono molta più verità di qualsiasi giornalone italiano di oggi. Quindi dove andare a studiare? Sulle cose vere, come quelle che vi sto leggendo, sui grandi classici, sui grandi testi. Allora, ritorniamo a questo punto a parlare della situazione vera di attualità, il blocco delle rate. Perché siamo corsi entro il 30 di aprile, cioè pochi giorni fa, a consegnare quello che vi chiamano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Queste parole che derivano dal Group of 30, dove c'è scritto resilience, appunto, che è un'espressione molto poco usata nel linguaggio italiano, ma usata in alcuni ambienti invece, come quello dei 30 banchieri che hanno scritto quel documento, tra i quali il professor Draghi, lo trovate in rete, che poi diventa due mesi dopo, casualmente, il presidente del Consiglio italiano. È un documento povero di soldi, i recovery plan, perché sono quattro spiccioli, in realtà, rispetto alle necessità del paese, ma ricco di condizioni capestro. Perché lo facciamo? Perché noi vogliamo andare a prendere il 13% di anticipo, che sono circa 25 miliardi. Ora, tenete conto che credo che le multinazionali di cui stiamo parlando hanno fatto circa 70 miliardi di utili in un trimestre. Quindi capite, stiamo parlando di noccioline rispetto a quelli che stanno diventando i proprietari del pianeta, cioè i privati. È tutta una logica molto chiara. Se uscite dai giornali e leggete i grandi classici, la capite. Si chiama privatizzazione, fine delle repubbliche parlamentari, accumulazione della ricchezza in capo a pochi. Dopo vi dico il perché. I sussidi e i prestiti sono due canali differenti dei cosiddetti recovery funds. I sussidi vuol dire teoricamente contributi a fondo perduto. Non è così, è un inganno, dopo li dovremo rimborsare. I prestiti sono palesemente prestiti. Il regolamento, il 241 del 2021, stabilisce quindi due canali diversi. Prima vi ho detto i paesi che hanno fatto un PIL molto più alto di noi. Il Portogallo e la Spagna, che come ricorderete erano in fondo alla classifica,
o comunque nella classifica medio-bassa, noi eravamo veramente gli ultimi dietro la Grecia, hanno chiesto molto meno prestito di quanto avevano diritto. E la Germania e la Francia chiedono zero di prestito, chiedono solo la parte contributo. Perché noi siamo così sprovveduti da andare a fare un'operazione del genere? Siamo tonti? Siamo sciocchi? O c'è qualche disegno? Beh, un'ipotesi molto probabile è che, dato che, virgolette, i prestiti sono giustificati da regolamento, virgolette, da fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari pertinenti in particolare per la transizione verde e digitale. Questo vogliono fare nei prossimi anni. Vogliono obbligarci a trasformare completamente i sistemi industriali per ragioni delle multinazionali per andare sul digitale e su un certo tipo di green che interessa un certo tipo di mondo. Questi prestiti allora per l'Italia non sono scontati. Noi avremo due problemi. Primo, rendicontare all'Unione Europea e secondo, dimostrare all'Unione Europea di avere fatto le riforme che vogliono loro. Questa è una cosa difficilissima da fare. Sapete perché? Perché di quei 100-200 miliardi di cui vi parlano, in realtà 70 circa sono contributi, 120 sono i prestiti. Se tutto va bene, ma io ne dubito, riusciremo a rendicontare entro il 2023, siamo già a metà 2021, quindi non ci sono i tempi tecnici, gli investimenti dati dai cosiddetti sussidi, che in realtà, vi ho spiegato in altre dirette, non sono tali. Sono soldi italiani dati in garanzia mediante aumenti di contribuzioni e garanzie pubbliche affinché l'Unione Europea emetta dei titoli, cioè dei debiti, dei bond di valore AAA, che poi dovranno essere rimborsati con le tasse. È tutto già scritto, attenzione. Quindi perché tutto questo? Io vi dico la mia ipotesi. Perché, come vi spiego da due mesi, vogliono, in realtà, l'attuale Parlamento sta giocando sulla pelle degli italiani, chi sostiene il governo Draghi, per rinviare al 2023 l'applicazione delle condizioni capestro quando ci sarà un nuovo Parlamento, con le regole nuove, per cui tra l'altro è stata ridotta la rappresentanza politica. Ma quando nel 2023 torneremo a votare ci saranno tre grandi condizioni problematiche. Primo, quale sarà il tasso dei BTP? Beh, se ci sarà un governo che a loro è gradito, magari lo terranno basso. Se ci sarà un governo sgradito, sappiamo quale sarà la manovra. Fare alzare lo spread. Ormai penso che quasi tutti abbiano capito come funziona l'economia. Due, il patto di stabilità, come vi ho detto, dopo il 2022 ritornerà, quindi avremo lì la testa nel cappio, questo è il problema. E terzo, saremo dipendenti legati dalle politiche della Banca Centrale Europea. Ora, a proposito di banche, vi voglio leggere un altro classico. Questa è la storia della Bank of America, cioè della banca più grande, diciamo, americana. E se voi vi compraste questo libro, scoprireste una cosa molto interessante. Quando ci fu un disastro, come io ho scritto, tra l'altro articoli che sono in rete dal titolo Il banchiere più grande del mondo, quando ci fu il disastro del 1906, una roba epocale, terremoto della California, via discorrendo, crollò l'economia. Ci fu un solo banchiere che prese un tavolaccio, andò in piazza e scrisse prestiti come prima, più di prima, ma non per i ricchi, non per gli speculatori, non per la transizione green, non per la transizione digitale. Leggiamo che cosa fece un signore che si chiamava Amedeo Peter Giannini. Era un italo-americano, il fondatore della Bank of America, ma all'epoca si chiamava diversamente. Leggo, pubblicò un vistoso annuncio, la Bank of Italy concede piccoli mutui ipotecari. La gente che si stava costruendo una casa, aveva bisogno di $1,000 o di una somma inferiore, fu invitata a richiedere prestiti. Intervistato da un quotidiano, Giannini pubblicò i particolari della sua operazione. Vogliamo intensificare la nostra attività a favore dei piccoli risparmiatori e mutuatari. Faremo il possibile per incrementare le edilizie di Los Angeles e avremo sempre denaro da prestare a chi voglia costruire sul terreno di sua proprietà. Ascoltate bene, non abbiamo denaro per gli speculatori. Riteniamo che i migliori clienti siano i salariati e i piccoli commercianti che versano regolarmente i loro risparmi.
di qualunque importo esse siano. Questo è quello che ha fatto grande la Bank of America e poi che creò tra l'altro i finanziamenti del dopoguerra italiano, perché fu Giannini dietro ai soldi del cosiddetto piano Marshall. Quindi in un certo senso questo italiano fu l'ultimo dei banchieri, diciamo, che aveva una visione. Era la visione, lui diceva, io voglio finanziare la gente guardandola negli occhi e guardando i calli sulle mani. Quindi una visione molto diversa dalle condizioni delle forche caudine dei recovery plan di cui vi sto parlando in questa diretta. E allora che cosa sta succedendo? Vi leggo un'altra notizia. La distruzione creativa delle corporate. Virgolette, il negozio automatico cancella i commessi. Il colosso tedesco Wurt lancia in Italia la prima bottega per artigiani, per cui si compra sostanzialmente in grandi container senza i commessi. Si compra con un tablet oppure su uno strumento fisso o online o messo fuori da questi container. Dove stiamo andando? Quale tipo di economia stanno facendo? Perché la finanza non finanzia più i salariati, i commercianti, i piccoli imprenditori, come faceva all'epoca, un secolo fa, la Bank of America creata da un italiano che in realtà aveva creato la Bank of Italy, che poi si trasformò in quell'altra cosa. Perché vogliono andare su un'altra cosa. Là si volevano costruire strade, porti, scuole e anche opifici, capannoni. Oggi si vuole andare verso un'altra cosa. Smaterializzazione, e i governi, tra cui il governo italiano, tra cui il Parlamento italiano, fingono di non vedere. Io vi leggo da un romanzo complottista che ho scritto, alcuni di voi l'hanno già comprato, qualcuno lo conosce, l'ho autopubblicato su Amazon in attesa che qualche casa editrice italiana si decida, e l'ho autopubblicato lì, siete liberi di non comprarlo, anzi mi fate un favore piuttosto che rompermi coglione facendomi la morale, perché vi ricordo sempre il detto di De André: si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio, e io di cattivo esempio ne faccio a meno. Beh, non la pensano così le agenzie di pubblicità, sai, e anche le grandi società. Quelle comprano personale che passerà la giornata ad alimentare il gioco, perché sanno che nelle vie virtuali le persone vedranno il marchio McDonald's. E cosa pensi che faranno le persone uscite nella vita reale? Questa cosa, nel giro di pochi anni, ma che dico, pochi mesi, potrebbe crescere a dismisura. Si creeranno città virtuali, mondi immaginari, e non ci sarà nessuno a programmarli. Saranno costruiti dai disegni dei giocatori, dalle proiezioni immaginarie delle persone comuni. Io non vi parlo mai di vaccini, però nel romanzo Futura, quando scrivo di un oscuro laboratorio cinese, c'è un qualche collegamento, secondo voi? Io mi fermo qua, ma che si stia creando una società smaterializzata è un fatto dell'economia. Ora, dal sito zeroedge.com io vi invito a andare a leggere un articolo in cui si parla dello spettro vero, di cui io anche qui vi avevo annunciato. E sono stanco ormai di urlare. Vi leggo molto pacatamente che tutte le cose che avevo previsto si stanno verificando. Cioè vi avevo parlato mesi fa del vero rischio, stagflazione. Leggo dal sito zeroedge.com. A wave of soaring prices, the like of which has not been seen since the early 1970s. Cioè un'ondata di prezzi esplosivi come non abbiamo mai visto dai primi anni 70. Ma c'è qualcuno sul telegiornale che vi dice che stanno lievitando i prezzi delle materie prime? Cosa che era scritto nel mio romanzo Futura, cosa di cui vi parlo da mesi e che sta succedendo in questi giorni? E questa cosa come si traduce? Io vi avevo detto, il rischio si chiama stagflazione, cioè il misto di inflazione è una situazione stagnante dell'economia. Ci vogliono portare lì. Leggo dal sito zeroedge.com. A combination of slowing growth and rising inflation. Esattamente quello che avevo previsto io. La combinazione di un rallentamento della crescita e di una crescita dell'inflazione. Se tu rallenti le crescite, deprimi e alzi i prezzi, crei una roba che si chiama stagflazione.
che la situazione è peggiore. Per capire le cose basta leggere i classici. Ripeto, io non guardo il telegiornale, mi leggo lo Zen e l'arte della manutenzione della bicicletta, lo Zen e il tiro con l'arco, e poi con mente serena studio e cerco di capire la realtà. Questo è la Maduzzi, è un testo di economia aziendale, rarissimo trovarsi nell'edizione originale, anche questo è un regalo che mi è stato fatto da un caro amico, credo sia del 1950 o 52 o 53, giù di lì, quindi un testo storico dell'economia. Vi leggo a proposito delle parti della finanza, per capire i termini. Partiamo dalle basi. L'imprenditore chi è? È dato da chi idea, studia e combina i piani dell'impresa, dettandone le linee generali di svolgimento nei vari aspetti amministrativi. Il finanziatore è la stessa cosa? No. È colui che dà all'impresa i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione dei piani ideati e composti dall'imprenditore, qualunque sia il modo del conferimento dei mezzi stessi. E chi è il capitalista? Risposta. È quel tipo di finanziatore che dà i mezzi all'impresa dividendone, diventandone il proprietario o il comproprietario. Adesso la parte clou per capire la realtà, anche se è stata scritta 70 anni fa, ma cerchiamo di capire. Il finanziatore in genere e il capitalista in specie non coincidono come figure, state bene attenti. Noi stiamo andando in una società di speculatori e stiamo distruggendo la società degli imprenditori. Questa è la differenza. Ecco perché parlo di economia umanistica, perché l'economia umanistica parla agli imprenditori, l'economia capitalistica parla agli speculatori. È semplice. Il finanziatore in genere e il capitalista in specie non coincidono come figure con il soggetto economico, essendo quest'ultima figura costituita da quella sola parte di finanziatori o capitalisti che costituiscono il dominio o la maggioranza, né coincidono con il soggetto giuridico che può anche essere costituito da un prestanome, comunque da chi non sia né finanziatore né capitalista. Avete capito? Questo è il modo di capire la realtà, leggendo le cose a mente fredda. Ora, quello che sta succedendo è che stanno facendo alzare i prezzi delle materie prime. L'avevo previsto nel mio romanzo Futura. Indice del legname, in un anno, sapete quanto è aumentato il legname? Più 357%. E potrei farvi altri esempi di altri aumenti di prezzi di materie prime. Vi ho già parlato tante volte dell'aumento dei prezzi del cibo che serve per tenere i popoli in schiavitù. Chiudo e mi avvicino alla parte finale di questa diretta con una notizia recente dal Sole 24 Ore. Io ho riflettuto oggi su queste cose e vi dico la mia tesi poi per concludere. Dice il Sole 24 Ore: 23 paesi vedranno calare le popolazioni di oltre il 50%. Penso che quegli anziani che questa mattina ho visto al bar ed erano a discutere del Covid ripetendo a pappagallo le cose dette dal televisore non facciano queste riflessioni. Provateci voi. Io ve le leggo, non ve le commento più di tanto. Lascio a voi la libera interpretazione, perché la gente deve essere libera di pensare. Io sono solo uno strumento, cerco di aiutarvi a ragionare, vi do dei dati ufficiali, pubblici. Paese, Italia, anno 2017, 61 milioni, attese per il 2100, 31. Giappone, 128 milioni nel 2017, attese per il 2100, 60. Thailandia, 2017, 71 milioni, nel 2100, attesi, 35. Spagna, 2017, 46 milioni, nel 2100, attesi, 23. Cina, nel 2017, 1 miliardo e 4, attesi nel 2100, 732 milioni. Ora, chi ragiona in mente fredda della realtà non è un fazioso, non dice la squadra del cuore riferendosi alla Juventus, al Milan, esattamente con lo stesso modo facendo quello che dice i 5 Stelle, la Lega, Forza Italia o il PD. Ma cerca di ragionare da uomo libero. Io ci provo. Nel mio romanzo Futura
che ho autopubblicato su Amazon, sperando che prima o poi cada lo ostracismo delle case editrici. Scrivo: se osserva qui, nota che si immaginava al 2050 una popolazione di poco superiore ai 9 miliardi, ma con deviazioni importanti, dell'ordine del più 8,4% in Africa rispetto all'anno 2000 e del meno 4,3% in Europa rispetto allo stesso anno. I paesi più popolosi sarebbero diventati, secondo gli studi del tempo, India, Cina, tre paesi africani, Nigeria, Repubblica del Congo ed Etiopia. Ma dal novero dei paesi più popolosi sarebbero scomparsi, ad esempio, Russia, Giappone, Germania, Regno Unito, Italia. Guarda caso, i paesi più industrializzati del secolo precedente. Questo è un romanzo, è un giallo che potete leggere. E dentro c'è la mia tesi. Qual è la mia tesi? Beh, io mi chiedo, partendo da un'osservazione, è un cambiamento epocale? Perché lo stanno facendo? È casuale? Può darsi. Ma mi permettete di ragionare a mente fredda? La mia tesi, che non ho mai esposto in pubblico, lo faccio stasera, perché è un'idea che mi è venuta oggi. Può esserci qualcuno così malato di mente da pensare di sostituire l'accumulazione degli esseri umani con l'accumulazione del capitale? Secondo me sì. Può esserci qualcuno così malsano di mente, così pazzo, da pensare di creare delle condizioni capestro per i paesi occidentali dai quali proviene, per creare delle condizioni per le quali fare i figli diventi una condizione proibitiva? Temo di sì. E infine, seguendo questo ragionamento perverso, è forse possibile che tutto quello che sta succedendo nel mondo sia perché l'accumulazione del capitale in capo a pochi permette di creare pochi figli, perché i tanti non saranno più in grado di farli, e quindi questo significa accumulazione di capitale ed enorme ricchezze su pochi e riduzione dei figli per tanti. Naturalmente, ipotizzando come in un romanzo giallo che dietro ci sia qualcuno e che tutto non sia casuale. Ora, io lascio a voi, perché naturalmente potete dire che io sia uno scemo e ne avreste anche tutti i diritti, ma io vi voglio leggere di quando invece gli uomini ragionavano in modo diverso. E voglio finire con le libertà economiche, scritto da un uomo che ammiro, che è l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, che è un liberale, che scrive di un altro signore di molti anni fa, tale Luigi Einaudi. Vi leggo, al proposito delle libertà economiche, questo pezzo. Discorso all'Assemblea dell'ABI, credo che sia il 1947, non mi sbagliamo. Discorso all'Assemblea dell'ABI di Luigi Einaudi. Dice: il rapporto tra risparmio e investimenti è una quantità definita, al di là della quale non si può andare senza provocare gravi conseguenze. Il risparmio è una quantità sulla quale si può agire in molte maniere. Attenzione qui, è la quantità di risparmio che gli italiani producono. Attenzione, non vi si parla più di questo sui telegiornali da anni. Io vi dico, attenzione al risparmio, non il consumo che voi dovete guardare, cari concittadini. Non dovete farvi fregare dal telegiornale che dice aumentata la fiducia degli italiani per le spese di Natale. Vi stanno prendendo per il naso. Voi dovete guardare alla fine del mese se avete risparmiato qualcosa. Quello è il segno di ricchezza di un paese. Leggiamo i grandi classici. È la quantità di denaro, di risparmio, che gli italiani producono, che determina ciò che può essere investito. E sulla determinazione di tale quantità, soltanto in parte possono influire sia le autorità di governo, sia le banche. Guardate la lucidità del pensiero di un uomo che parlava alle banche. Le banche sono qualcosa di recettivo, ricevono il risparmio e lo reinvestono, ma non possono fare di più di investire quello che hanno ricevuto. Questa è l'economia umanistica. Creare le condizioni perché gli uomini possano risparmiare denaro e non indebitare gli stati dalle banche per creare le condizioni
perché gli uomini siano schiavi. E chiudo con un passo che ogni volta che io leggo mi fa venire i brividi. È quando c'è il discorso da giuramento da Presidente della Repubblica, quando ancora i Presidenti della Repubblica parlavano con un linguaggio che è quello che io amo. Ve lo leggo, è il finale, solo il finale del discorso. Vi rubo ancora poco tempo. Signori senatori, signori deputati, volto lo sguardo verso l'alto, intraprendiamo umilmente il duro cammino lungo il quale la nostra tanto bella e tanto adorata patria è destinata a toccare mete ognor più gloriose di grandezza morale, di libera vita civile, di giustizia sociale e quindi di prosperità materiale. Ancora una volta si eleva in quest'aula il grido di Viva l'Italia. E annota il cronista dai resoconti parlamentari, l'assemblea si leva in piedi plaudendo più volte a lungo, vivissimamente, il pubblico dalle tribune si associa agli applausi, grida ripetute di Viva la Repubblica, Viva l'Italia. L'assemblea si scioglie con queste grida. Io non ho più la forza di urlare perché penso che stiano vincendo. Anzi, ne sono convinto. Forse non serve urlare. E certamente non ho né l'autorità, né il potere, né il ruolo per darvi una soluzione, perché sono semplicemente un libero cittadino come voi. Ma proprio perché non cerco né soldi, né potere, e né soprattutto voti, come ne usciamo, mi chiedete? Ne possiamo uscire non facendo manovre finanziarie, ma solo se i cittadini, molti cittadini, si alzeranno in piedi, partendo dalle piccole cose, per esempio decidendo di alzare un dito, di condividere questa diretta, di fare sentire una voce diversa e commentarla con le parole vostre, come ritenete. E visto che i nostri parlamentari, in questi tempi così bui della nostra Repubblica, svendendo la sovranità italiana al commissariamento europeo dei recovery funds, hanno dimenticato, al servizio del grande capitale finanziario, le parole di un vecchio che diceva viva la Repubblica, viva l'Italia. Beh, io spero che molti di noi, senza alcuna retorica, ma nella drammaticità della situazione italiana, prima che sia troppo tardi, ci alziamo in piedi per ricordare a loro, ai nostri rappresentanti, quali sono i valori nei quali noi crediamo. Cioè, viva la Repubblica, viva l'Italia. Grazie.